3, 2, 1, via. Buongiorno amici e bentornati. Per quanto la cosa possa sembrare strana, qualcuno mi ha chiesto ancora dei video. E oggi il titolo di questo video potrebbe essere anche "Tu sei meglio di quello che pensano gli altri" e soprattutto di quello che pensano gli esperti. Abbiamo ancora negli occhi la morte tragica di Kobe Bryant, un'icona dello sport che in parte sentivamo anche nostro, perché in parte sembrava quasi davvero un italiano, un paesano. Dicevo, Kobe Bryant è stato veramente un grande. Al di là del fatto che molto spesso le morti tragiche ingigantiscono le persone, lui è stato davvero uno grande. Basti pensare che nessuno ha chiuso mai con 60 punti la sua carriera. Sono una trentina le persone che hanno fatto più di 60 punti nell'NBA. Lui nell'ultima partita ha chiuso con 60 punti, per far capire la grandezza. La persona che ha concluso la carriera con più punti prima di lui era John Havlicek con 27. Vabbè, ma Kobe Bryant non è di lui proprio che voglio parlare, ma di un altro che è quasi la stessa età di Kobe Bryant. Kobe Bryant è del 78, la persona che vi dico io è del 77. Fa un altro sport, il football, e non la pallacanestro. Mi rendo conto che il football americano è uno sport poco noto in Italia, forse anche poco capito, ma c'è una cosa che capite benissimo noi italiani, che noi italiani capiamo benissimo: quando si trattava di fare le squadre di calcio, i due sorteggiavano e decidevano gli altri, e l'ultimo che veniva scelto generalmente era il più scarso. Bene, per quanto la cosa possa sembrare strana, qualcuno ha scelto Tom Brady, perché è di lui che voglio parlare, con il numero 199 nel draft del 1999. Mi spiego meglio: qualcuno, esperti di football, manager di football, presidenti di football, tutta una schiera di persone che dovevano essere esperti di football, hanno preferito 198 persone a Tom Brady. Tom Brady ha vinto 6 Super Bowl, è stato 4 volte MVP del Super Bowl, è stato 3 volte MVP della stagione regolare, l'ultima volta a 40 anni. Ha una serie lunga così da qui ad Alvignano di record. È probabilmente il più grande giocatore di football, sicuramente degli anni 2000, ma forse in assoluto. E lui è stato scelto dopo 198 giocatori. Che fine hanno fatto questi 198 giocatori? Non li so. Però capite bene la valenza motivazionale di una cosa del genere. 198 persone, 198 persone sono state scelte prima di lui, da esperti. Però lui è diventato il più grande. Riflettiamo un poco su questo e capite bene come a volte non dobbiamo farci condizionare dall'impressione che hanno gli altri di noi, perché noi siamo molto di più. Io voglio chiudere con un'altra. Io credo che la morte di Kobe Bryant, per quanto tragica, porterà un giovamento enorme all'umanità. È un'idea mia, forse ci farò un video quando avrò elaborato il lutto. Ma non è andata persa, non sarà persa la sua tragica scomparsa. Grazie amici, arrivederci.